Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Le forze armate israeliane hanno ordinato ai residenti di una zona nel nord di Gaza di evacuare, spostandosi a sud. Da oltre una settimana le truppe israeliane hanno lanciato un'operazione nel nord della striscia, in particolare a Jabalia. Hezbollah, dal canto suo, ha avvertito gli israeliani di stare lontani dai siti dell'esercito israeliano nelle aree residenziali nel nord del Libano, accusandolo di usare le case dei coloni. Negli Stati Uniti è scattata l'operazione Aurora in un comizio nell'omonima città del Colorado. Donald Trump ha battezzato così la più grande deportazione di massa di migranti illegali che ha promesso in caso di sua vittoria alle presidenziali americane. Biden intanto è atteso sui luoghi colpiti dall'uragano Milton, col bilancio delle vittime salito a 16 morti in Florida. I danni si aggirerebbero intorno ai 50 miliardi di dollari, secondo il presidente americano. La cronaca italiana: tragico incidente nella notte in provincia di Frosinone. Un 32enne di origine albanese, residente ad Alatri, è morto e 3 persone sono rimaste ferite gravemente a causa di un ribaltamento di una Ford Focus intorno alle 3 di notte all'altezza di Supino. La vettura, per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Anagni, è andata fuori strada ribaltandosi più volte prima di finire contro un muro di cinta. I 3 giovani connazionali della vittima sono stati soccorsi dal 118 e trasportati d'urgenza in ospedale a Frosinone. La polizia stradale di Savona ha individuato e smantellato un'organizzazione con base operativa nel Savonese che si occupava di far ottenere facilmente patenti di guida, composta da soggetti con compiti di vario tipo, 3 dei quali sottoposti a custodia cautelare in carcere. La banda si avvaleva di altri collaboratori che fungevano da suggeritori, intermediari, procacciatori di clienti, altri che curavano l'aspetto logistico, preoccupandosi di fornire attrezzature elettroniche per comunicare candidati a coloro che si trovavano all'esterno dell'aula d'esame, le risposte corrette ai quiz ministeriali. 1 centesimo all'anno in più per 5 anni è l'aumento previsto per le accise sul diesel che il governo si appresta a modificare nella prossima legge di bilancio. A spiegarlo in un'intervista al Sole 24 Ore è il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi. La scelta del governo è di trovare una via mediana, cioè di diminuire il costo della benzina e di aumentare il costo del gasolio. Le intenzioni del governo per il settore auto nella prossima legge di bilancio escludono però l'autotrasporto. I camion non saranno coinvolti nell'aumento delle accise. La vela, un anticipo nella tabella di marcia o nel diario di bordo. La finale dell'America's Cup femminile è stata anticipata oggi e non si terrà domani come inizialmente ipotizzato. Il comitato organizzativo, viste le condizioni di vento a Barcellona, ha deciso di cambiare il programma originario e quindi di tenere il match race in questione nella giornata odierna. La sfida tra Luna Rossa e Atina Patuei è stata inserita tra gara 1 e gara 2 della finale dell'America's Cup maschile tra New Zealand e Neos Britannia, il cui via è previsto alle 14:15. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento. Un ultimo sforzo e ce l'abbiamo fatta! Sembrava non finire mai, ma con questo panorama devo dire che ne è valsa la pena. E anche in tempo per l'appuntamento! Appuntamento? Quale appuntamento? Siamo a 2000 metri! L'appuntamento con la mia banca, con Banca Popolare Pugliese. Posso prenotare un appuntamento e parteciparvi dove e quando voglio, comodamente dal mio telefono. Così non avrei bisogno di andare di persona in filiale, evitando file e risparmiando tempo. Esatto, ed è semplice. Bastano pochi click per prenotare il tuo appuntamento online o in presenza, ovunque tu sia. Con Fissa un appuntamento di Banca Popolare Pugliese, prenoti il tuo appuntamento dove e quando vuoi, dal tuo PC o direttamente dal tuo smartphone. Visita il sito bpp.it per saperne di più. Oh, scusami, sta iniziando l'appuntamento. Certo, fai pure, io nel frattempo riprendo il fiato. Banca Popolare Pugliese, la banca che va a ritmo dei tuoi sogni. Yo. Fai acquisti con la tua carta di credito e paga con calma grazie a Easy Shopping, il servizio incluso nella carta di credito BPP. Hai il controllo totale sulle tue spese grazie a Spending Control, il servizio gratuito che ti permette di gestire la tua carta in base alle tue esigenze. E se momentaneamente non trovi la tua carta, mettila in pausa fino a 48 ore per avere tutto il tempo di ritrovarla. Facilità e sicurezza sono a portata di mano con Easy Shopping e BPP.
Sabato 12 ottobre, benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Green. Global warming. Gli esperti stimano che entro il 2100 i decessi causati dal caldo potrebbero addirittura triplicare in Europa con le attuali politiche climatiche, soprattutto tra le persone che vivono nelle zone meridionali del continente. Si prevede un leggero calo dei decessi correlati al freddo, mentre quelli dovuti al caldo aumenteranno, in particolare in Spagna, in Grecia, in alcune parti della Francia e anche in Italia. Alimentazione sostenibile. La contaminazione dei pesticidi a bassi livelli potrebbe penetrare oltre la buccia della frutta. Questo allarmante risultato è emerso da uno studio condotto dagli scienziati della Anhui Agricultural University in Cina. Il team ha sviluppato un metodo analitico di imaging ad alta tecnologia per rilevare i livelli di contaminazione da sostanze chimiche nella frutta. L'inquinamento luminoso, che secondo alcune ricerche è aumentato del 10% ogni anno negli ultimi 12, influisce in molti modi diversi sulla vita e le abitudini degli animali selvatici. La luce artificiale può rendere più visibili le prede nelle ore notturne, può influenzare le rotte migratorie degli uccelli e diventare una trappola mortale per gli insetti che ne sono attratti. Ma anche sulle piante gli effetti non sono da meno. Quelle esposte a più inquinamento luminoso tendono infatti ad avere foglie molto spesse e ad essere dunque meno appetibili per gli insetti. Animali, incidenti stradali, vigneti danneggiati, negli ultimi 2 anni anche la peste suina. La proliferazione dei cinghiali è sempre più un problema. Da una parte ci sono gli agricoltori e gli allevatori che chiedono a gran voce piani straordinari di contenimento della specie, dall'altra le associazioni animaliste che invocano una convivenza pacifica tra uomo e fauna selvatica. In questo complesso equilibrio, su una cosa sembrano concordare tutti quanti: la necessità di maggiori investimenti. E questa era l'ultima notizia. Al prossimo appuntamento con il GR Green. Banca Popolare Pugliese, la banca che va a ritmo dei tuoi sogni. Amore, ho fatto la lista della spesa. Hai qualcosa da aggiungere? Sì, allora per me segna macchina nuova, 2 biglietti per una crociera sul Nilo, un tablet. Ah, e una cameretta nuova per i bambini, che la chiedono da tanto. Una cameretta, una crociera, una macchina? Sì, magari. Ma come facciamo? Tranquilla, con Prestitcredito non c'è bisogno di rinunciare ai nostri sogni. Ci pensa BPP. Prendi la lista, andiamo in filiale. Ehi, 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 aspetta, frena. Per fare tutte queste cose ci vorrebbero fiumi di soldi. Fiumi di soldi? Ma va, meno. Beh, una somma ingente, sì. Una somma ingente? Meno. Beh, di sicuro serve tutto il nostro stipendio. Tutto lo stipendio? Meno. Metà? Meno. Con Chiaro BPP basta un quinto per realizzare grandi desideri. Corri subito su chiarobpp.it. Buongiorno dalla redazione. Proseguono in Medio Oriente le pressioni americane per una soluzione diplomatica. Occorre arrivare ad una soluzione in Libano per evitare un conflitto più ampio nella regione, ha dichiarato il segretario di Stato americano Anthony Blinken, ribadendo che Israele ha il diritto a difendersi, ma dicendosi allarmato per la crisi umanitaria causata dalla guerra. Anche il governo dell'Iran è impegnato in un intenso e urgente lavoro diplomatico con i paesi del Medio Oriente per cercare di limitare la rappresaglia israeliana per l'attacco missilistico lanciato da Teheran il 1 ottobre. Il giorno dopo i funerali di Sammy Basso, a cui hanno partecipato migliaia di persone attese sul Brenta in provincia di Vicenza, la premier Giorgia Meloni rilancia sui social la lettera scritta dal biologo 28enne nel 2017 e lette nel giorno dell'ultimo saluto. Questa lettera di Sammy Basso, un incredibile messaggio di forza e speranza, con parole semplici e toccanti, ci ricorda il valore della vita e dell'amore, lasciando un'eredità di coraggio e fede, un insegnamento profondo per ciascuno di noi. Ci tengo a pubblicarla perché credo che dovrebbero leggerla tutti, ha scritto Meloni.
Tre persone sono morte in un incidente stradale sulla Palermo-Sciacca e tre bambini sono rimasti feriti e trasportati in codice rosso all'ospedale. Sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco per estrarre le vittime dalle lamiere. La statale è stata chiusa al traffico. Lo schianto, che ha coinvolto due vetture, è avvenuto tra Altofonte e Giacalone. Incidente mortale nella serata di ieri anche a Sant'Agata Bolognese. A perdere la vita un centauro 25enne residente in provincia di Venezia. È risultata incapace di intendere e volere Giulia Lavatura Truninger, la 41enne che la mattina dell'8 gennaio sarà lanciata insieme alla sua bimba Wendy di 6 anni alla cagnolina Jessie dal loro appartamento al nono piano di un condominio di via Dradi alle porte del centro di Ravenna. È risultato della perizia psichiatrica che la ritiene ancora socialmente pericolosa. La donna, unica sopravvissuta al tragico volo, rimarrà quindi nella clinica in cui è ricoverata da diversi mesi e dove aveva confessato di aver premeditato il delitto. Avrebbe sottratto dalle mani di una ragazza il fratellino di 10 anni per poi tentare la fuga, invano, un 29enne del Gambia arrestato ieri sera a Brindisi dalla polizia con l'accusa di sequestro di persona, lesioni personali e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Il tentativo di rapimento del piccolo sarebbe avvenuto in pieno centro. Il bambino e la sorella sono stati soccorsi da un mezzo del 118 giunto sul posto. Un team di documentaristi di National Geographic ritiene di aver scoperto sul Monte Everest i resti dell'alpinista britannico Andrew Comyn Irvine, che un secolo fa morì col compagno arrampicata George Mallory durante una spedizione per raggiungere la vetta più alta del mondo. La notizia è stata ripresa dai media del Regno Unito, che parlano di un mistero lungo 100 anni attorno alla tragica fine di due scalatori avvenuta nel giugno 1924. I discendenti dell'alpinista si sono offerti di condividere campioni di DNA per confermare l'identità dei resti restituiti dall'Everest. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento. Mi raccomando, si attenga al protocollo di lancio. È pronta per saltare? Certo! Quanto durerà la discesa? Meno di un minuto. Perché? Ho un appuntamento con la mia banca tra poco. Non vorrei fare tardi. Ma siamo in volo a 4200 metri di altezza sulle Hawaii. Ma con Banca Popolare Pugliese posso prenotare un appuntamento dal mio smartphone ovunque mi trovi. Con fissa un appuntamento di Banca Popolare Pugliese, prenoti il tuo appuntamento dove e quando vuoi, dal tuo PC o direttamente dal tuo smartphone. Visita il sito bpp.it per saperne di più. Le conviene non aspettare oltre allora! Si salta tra 3, 2, 1... Dai, su, su! Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Apriamo col tennis perché Jannik Sinner va a caccia della sua prima finale in carriera a Shanghai. Il numero 1 al mondo affronta il ceco Tomasz Macsac, numero 30 del seeding. Per l'azzurro si tratta dell'11ª semifinale di una stagione fin qui pazzesca, corredata da 6 titoli, tra cui 2 slam. Sinner ritrova Macsac 7 mesi dopo l'unico precedente. Allora sul cemento di Miami vinse Jannik in 2 set. In caso di vittoria oggi, Sinner centrerebbe il 64esimo successo stagionale, eguagliando il suo record personale dello scorso anno. Il calcio ha archiviato il pareggio contro il Belgio. L'Italia si prepara già per la prossima gara di Nations League in programma lunedì contro Israele. L'obiettivo è fissare il primo posto del girone per avere un percorso facilitato in ottica mondiale. C'è una novità tra i convocati di Spalletti: torna in azzurro Nicolò Zaniolo, che prende il posto di Pellegrini, squalificato dopo il rosso rimediato contro il Belgio. Oggi alle 13.45 la conferenza stampa di un giocatore. Ciclismo: al via l'ultima classica monumento della stagione, si corre il Giro di Lombardia giunto alla 118esima edizione. La classica delle foglie morte parte quest'anno da Bergamo per concludersi a Como. Il grande favorito non può che essere il dominatore del 2024, Tadej Pogacar, vincitore già della doppietta Giro d'Italia Tour de France, della Liegi-Bastogne-Liegi, del Mondiale di Strade Bianche e del Giro dell'Emilia. Pogacar insegue il record dei Fausto Coppi di 4 vittorie consecutive, ma occhio al rivale belga Evenepoel.
Il basket, prima vittoria in Eurolega per Olimpia Milano all'Unipol Forum di Assago. I campioni d'Italia battono 79-74 Parigi al termine di un match equilibrato e deciso proprio negli ultimi minuti. Sotto 73-69 a trascinare la formazione di Messina è uno scatenato Shamon Shiles, migliore della gara con 21 punti, molti dei quali fondamentali per il successo. Un grande contributo arriva anche da Mirotic con 15 punti e Lidei con 13. Chiudiamo con la vela, c'è una luna rossa che vola in finale d'America's Cup a Barcellona e quella al femminile. Le acque sono le stesse sulle quali Spetil, Bruni e compagni non sono riusciti a scrivere la storia, eliminati da Ineos Britannia nella finale della Louis Vuitton. Le ragazze azzurre avranno comunque l'occasione di vendicare i colleghi nella finale di oggi pomeriggio. Di fronte troveranno proprio le inglesi di Athena Pitway. La sfida è in programma tra le due prime regate dell'attesa finale maschile tra New Zealand e Ineos Britannia. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto. Evidenza. Mettere denza in evidenza. In... Ma come si scrive? Ma è tutta una parola! Ma certo! È un'unica parola ed è la rivista bimestrale gratuita esclusiva per i clienti di Banca Popolare Pugliese. In Evidenza. È il tuo canale di comunicazione per restare sempre aggiornato e approfondire le notizie dal mondo BPP. All'interno troverai rubriche, interviste esclusive, approfondimenti tematici, contenuti extra e tante altre novità in ogni numero, tutte da scoprire e leggere. Ritira subito la tua copia gratuita in filiale o nella versione digitale sui canali ufficiali BPP.